non è altro che il caffè non tostato, quindi è il classico caffè che noi prendiamo, al posto di fare la tostatura e utilizzarlo come caffè quotidiano, lo utilizziamo così come nasce, il chicco di caffè viene utilizzato così come viene dalla pianta, rimane verde. In questo caso ci sono delle sostanze all'interno che non vengono alterate dalla bruciatura, dalla tostatura. Una di queste è l'acido clorogenico. L'acido clorogenico ha un'azione antiossidante, quindi si sostituisce alle ossidazioni cellulari, praticamente sacrificandosi ed evitando l'ossidazione delle nostre cellule. Oltre a questo, il caffè ha un'azione tonica di sostegno metabolico. Quando do tono al metabolismo, significa che io attivo il metabolismo, lo rendo più pronto a reagire alle esigenze quotidiane, quindi sarò più energetico, più attivo e tenderò a metabolizzare meglio anche tutti gli ingredienti che assumo con l'alimentazione.